In questo episodio. Apro questa scatola. Oh. La smetti di far l'eco. MVV blog. Marco Valleggi. Merdaccia. Ciao, bentornati nel bunker di MVV Blog. Allora, oggi, se tutto va bene e quello che è arrivato in questa scatola è ancora sano, in questo episodio vedrete come funziona un vecchio plugin, un'unità di riverbero o eco a nastro che oggi utilizziamo tutti nelle DAW e nei programmi di montaggio, però in carne e ossa. Quindi vediamo subito cosa c'è nella scatola e vediamo come va a finire sto video. Perché non lo so come va a finire, anche molto male potrebbe finire. Questo pacco me l'ha spedito Giuseppe, un iscritto al canale. Ma vaffanculo. Oh, ora si ragiona. Oioi. Lem. No, ma non c'è nemmeno via. E chi lo tira su? E voi ora mi direte, ma che cacchio è quest'arnese qui? E vorrei sapere anch'io. Vediamo un po'. Vedi che viene su. Sul fondo ci sono le mutande sporche dei cugini di campagna. Quindi questa è solo la scatola. Il vero arnese è questo qui. Vedete com'è? Questo è un mixer audio e qua sopra c'è il plugin, l'unità di reverbero a nastro. Oggi siamo abituati a fare tutto col computer, quindi se abbiamo bisogno dell'eco andiamo nel mixer, aggiungiamo il plugin dell'eco e siamo praticamente a posto. Ma non vi anticipo niente. Quindi andiamo a vedere qui dentro che c'è. E se non ci accontentiamo del suono freddo digitale, possiamo procurarci un plugin come questo, che simula proprio l'eco a nastro analogico della LEM. Ma non vi anticipo niente. Quindi andiamo a vedere qui dentro che c'è. Ecco perché ho parlato di plugin, perché questo è il plugin in carne ed ossa, il vero eco a nastro analogico della LEM. Madonna ganzo! Ma renditi conto te! E questo arnese qui è a tutti gli effetti un registratore a bobine. Qui abbiamo la testina di cancellazione, questa dovrebbe essere la prima testina di incisione e queste dovrebbero essere tutte testine di lettura, nel senso che il nastro viene inciso qui e poi abbiamo 1, 2, 3 riverberi. Ripetizione, evidentemente l'ultima testina rincide il nastro sulla prima e così via, in modo da avere un loop di eco continuo. È un po' la stessa cosa che ho fatto con l'UER nel video dello scanner per i codici a barre, dove l'ho trasformato in unità eco a nastro. Questo invece è l'oggetto vero, questo è veramente un eco a nastro, solo che... Vediamo un po' qua sotto che c'è. Mamma mia. Allora, praticamente è marcio. Marcio! Cioè, questo non potrà mai funzionare. Come fa a funzionare una cosa del genere? Come lo riparo? È putrefatto! Il trasformatore dentro non si sa cosa c'è. E l'eco qui sembrerebbe messo un po' meglio, ma non è così. Guardate il motore in che stato è. Io non so neanche se... È completamente marcio. Questo invece è il mixer con tutti i moduli e a vederlo così, ma chi lo sa. Comunque a me interessa fare funzionare l'eco a nastro, poi del resto, tanto questo funziona anche da solo. A quest'arnese basta dargli l'alimentazione e poi qua giù ci dovrebbe essere cavo di ingresso e di uscita audio e fine. Questo che è il ten di nastro è completamente bloccato. Beh, a questo punto non mi rimane che smontare tutto. E questo è un lavoro per i nostri cacciaviti di merda. Questo è completamente bloccato. La gomma di questo pinch roller potrebbe andare anche bene. Il problema è che è stato lasciato per anni premuto contro il capstan. E quindi qui c'è rimasto il segno. C'è una riga scavata nella gomma. E questo danneggia lo scorrimento del nastro, che non è lineare. Ogni volta che arriva su quel punto lì, il nastro fa un balzello. E poi anche il capstan qua giù è messo malissimo. È proprio messo male. Con tutta probabilità questo nastro potrebbe essere una capsula del tempo. Infatti ci potrebbe essere la registrazione dell'ultima volta in cui è stato usato il mixer. E ora lo proverò ad ascoltare con l'UER qui sotto. Prova. Avor. Vediamo di togliere di mezzo un po' di roba. L'alimentatore qua giù è un disastro, Ma poi come si smonta sto osso?
Ok, il mixer l'ho smontato. Il problema ora è l'alimentatore proprio. Questo non ce lo levo nemmeno con le cannonate. Che poi questo non è un alimentatore, è un amplificatore. Ci sono proprio le uscite audio. Eh sì, cazzo, peggio che mai. Porca puttana, questo è ridotto male per davvero. Questo è veramente ridotto male. Questo coso è stato appoggiato in terra per 15 anni in una cantina. Qui siamo a livello difficoltà 1000. Mamma! Oddio mio! Porca puttana, è tutto marcio completamente. Vabbè, non completamente marcio, perché l'eco, insomma, è messa abbastanza bene. E forse il motore può dare qualche problema. La circuitazione mi sembra pulita, poi bisogna vedere se c'è qualche componente rotto, se cambia. Anche il mixer frontale non è così messo male. Tutta la circuitazione sembra in ordine, andrà cambiato qualche elettrolitico, puliti i potenziometri, però poi, boh, non lo so, magari funziona. E invece la cosa che è veramente marcia forte è l'amplificatore che era sulla parte posteriore. Questo è proprio marcio a bestia. Invece ho pulito due fianchettini e guardate qua giù che lavoro. Questi lì sono venuti praticamente nuovi. E invece la scatola in metallo è veramente marcia. E ho paura che anche il trasformatore non sia più buono. Ma boh, non lo so, ora finisco di pulire quest'arnese qui. Così provo il trasformatore e vedo di ricollegare un po' qualcosa. Insomma, vabbè, andiamo avanti. Maremma maiala. E voi direte, ma ne vale la pena? Il fatto è che devo usare questo coso in un altro video. Inoltre queste macchine stanno diventando il santo graal dei musicisti che non si accontentano più dei plugin digitali. E poi sinceramente mi diverto come un maiale. Oh, almeno il mobiletto penso di averlo rimediato. Ha cambiato completamente aspetto. E anche le fiancatine sono venute nuove di zecca. Ma ti rendi conto? Olè, ragazzi, sto coso promette bene, è venuto benissimo. Cioè è incredibile, non si riconosce più rispetto a com'era prima. È micidiale, guarda com'è venuto bene. Vabbè, a questo punto mi conviene fare una cosa, inizio dalla parte più complicata, l'amplificatore. Vai. Questo sembra veramente messo molto male, però chi lo sa. Omeo, cacciavite di merda sbagliato. Dovrebbero essere messi su zoccolo. Sì, ok. Se si rompe l'isolante in mica è finita. Ecco fatto. Oh mamma. Oddio. Oddio. Mamma mia. Vediamo se è peggio di perché sembra o se è meglio di perché peggio di perché forse peggio sembra peggio. In effetti è peggio di me. Non so che cazzo sto dicendo. Sembrava molto peggio. E poi ora basta dare una controllata ai componenti. Bene, allora, Ovvero... Io volevo dire che... Ma so una sega se funzionerà. Comunque ci ho cambiato condensatori, ci ho messo questi della Sprague. Sprague. Ora lo limi... Ora lo alimento. Ora lo rimonto sulla letta di raffreddamento, vediamo un po'. Ho pulito anche i due isolanti in mica, più possibile. Rimontato. Ok, l'amplificatore teoricamente è pronto, non lo so se funziona, comunque intanto lo rinfilo nel mobile. Allora, devo ricollegare fili. Boia de. Ai. No, no, Dio sì, no, no. Ma guarda lì. Maremma maialona. Piango. Mi ci vogliono tre mani. Ma guarda là, si allontana, oh. Aio. Perché? Oh, comunque ora rispetto a quando ho iniziato non c'è confronto. Poi se funziona non lo so. Speriamo di sì. E ora tocca a questo qui. Questa è lercida e va pulita. E qui devo controllare tutti i componenti. Quindi, forza. Questo è a posto. A posto, ok, ok. Va bene, va bene. Alla grande, ok. Questo no, questo è schioppato. Lo taglio così almeno mi ricordo qual è. Ah, non funziona, no. E che cacchio è venuto via. Niente, anche questo è andato. No, questo è stecchito, anche questo qui. È un casino perché queste schede sono tutte attaccate insieme, poi.
matta Eva. Vabbè, condensatori andrebbero cambiati tutti e buonanotte Arzecchio, però non lo voglio snaturare completamente. Per ora cambierò solo quelli che si sono rotti veramente e quelli che sono sospetti, anche perché non ho idea della qualità audio di questo coso, magari non ne vale la pena. Prova, mi si vede? Si vede il buo? Non mi si vede proprio, meglio così. 22 microfarad, ma come faccio a infilarli lì dentro? È impossibile, De. E poi ho sbagliato. Questo non è così. Che va alla rovescia! Tanto l'attacco tutti all'incontrario, lo so già. Affanculo, vai affanculo. Perché se te vai a fanculo, dopo, se è andato a fanculo, non ci pensi più. Hai capito? Te tu non hai capito una sega. Prima di rimontare tutte le manopole, che ci vogliono 2 ore, voglio vedere se funziona. Comunque l'ho collegata all'impianto e qui c'è un po' di musica. Come c'è? La musica la fa schifo proprio, c'è la musica. Significa che qui è già in corto. Provo a dargli un'alimentazione. Proviamo. Ecco, fatto il botto. Ormai va o no? Teoricamente è acceso. Qualcosa si sente, eh? Vediamo se ci fiondo dentro un segnale di qui. Funziona! Questo canale va. E va anche questo. Questo anche funziona. E vai che va anche questo. E funziona anche questo. Funziona! Funziona! Sto cacando addosso. Zan 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 zan. Allora, visto che funziona, lo rimonto nel mobile, così posso provare anche l'amplificatore. Allora, questo qui riproduce, questo lo metto in registrazione, collego la corrente, armo i contatti e 3, 2, 1. Boia, che legnata! Non va. Musica triste. Il rumore non è uscito solo dall'altoparlante, ma anche dall'uscita del mixer. Quindi è qualcosa nell'alimentazione che non ha funzionato. Proviamo a dar corrente al mixer, vediamo che succede. No, il mixer va. Il mixer funziona. Non lo so, ma probabilmente avevo collegato al contrario questo cavo qua giù. C'è da dire una cosa: l'alimentazione, quest'arnese, la prende dall'amplificatore tramite questo cavo qui, che gli porta un positivo da 48 volt. E basta, perché il cavo negativo passa attraverso la calza metallica del cavo che porta l'audio all'amplificatore. E io avevo invertito la calza metallica con il segnale, cioè è come aver fatto diventare un oscillatore starnese. Ora faccio una prova. Questo non è collegato, quindi si accenderà solo l'amplificatore, al quale arriverà direttamente il segnale del computer, quindi si dovrebbe sentire qualcosa sull'altoparlante. 3, 2, 1. Non lo so cos'è successo, ma non si è sentito niente. Forse perché si è bruciato. No, si sia bruciato l'altoparlante. No, no, funziona anche l'altoparlante. 3, 2, 1. Niente. Morto. Ebbè, è morto sì. Si è rotto il fusibile. Ci direi una. Allora, il problema non è l'amplificatore, il problema sono io che sono una testa di cazzo. Ho messo questi al contrario. Porca miseria. Ci direi una. 3, 2, 1. Funziona! Funziona! Incredibile! Anche il voltaggio in uscita dall'amplificatore è giusto. Ma ti rendi conto, funziona adesso? Cioè, ti rendi conto, va? Ho ricollegato anche il mixer, vediamo ora. 3, 2, 1. Funziona! Ragazzi, questa cosa ha dell'incredibile. Era marcio completamente e funziona, è incredibile. Visto che avevo collegato gli elettrolitici al contrario, ho pensato di cambiarli, perché non si sa mai. E ora devo riparare l'eco a nastro. Vabbè, basta, posto così. Va smontato tutto, bisogna sbudellarlo completamente. L'unica cosa che non posso togliere sono le testine. Oh, che schifo!
schifo. Ma che schifo. Cos'è sto schifo? È orribile. È una cosa orrenda. Vabbè, facciamo così, guarda. Una bella pulitina. Pa! E ora lo rimonto e vediamo se funziona. 3, 2, 1. Non gira, ma nemmeno per idea proprio. Che bello. È un avvolgimento scollegato. E il motore è rotto. È rotto il motore. E questo filo qui si è staccato. È incredibile, come cazzo ho fatto a trovare la regola? Dovrebbe essere questo, poi un son sicuro al 100%. Niente, purtroppo non c'è niente da fare. L'ho ricollegato il cavo e fa anche contatto. Però c'è un'altra interruzione da qualche altra parte. E nulla, siamo al capolinea, e senza motore non lo posso far funzionare. Ma io non c'ho voglia di arrendermi, in punti versi proprio. Beh, alla fine questo coso basta che giri, non importa come. Quindi ho preso il motorino di una piastra di registrazione, ho modificato l'involucro del motore e ce l'ho attaccato esternamente, con una cinghia che lo fa ruotare come se fosse il volano del capstan. E sicuramente ruoterà più lentamente di prima. Ma dato che il capstan è rovinato, ho pensato di inserirci sopra un cilindretto più grande che farà aumentare la velocità al sistema. Comunque l'ecoannastro non è un registratore a bobine vero e proprio, quindi non è che ci sia uno standard di velocità. Ad ogni modo posso regolare il motore per mandarlo più veloce o più lento. L'elettronica in confronto al motore è una giacchettata, perché qui basta cambiare componenti che non funzionano e non ci dovrebbero essere problemi. Tutti gli elettrolitici da 47 microfarad erano rotti, li ho cambiati, resistenze e transistor difficilmente non funzionano e dopo una bella pulita al frontalino in alluminio mi sono messo a ricomporre tutto l'ecoannastro. Ok, questa è la prima volta che lo accendo. Voglio solo vedere se esplode qualcosa e misurare la tensione ai capi della lampadina. 3, 2, 1... Lampadina accesa! Cioè il V-meter si è piantato così a fondo scala, ora non si stacca più di lì. Sì, comunque funziona, eh? Il V-meter si muove, solo che è incastrato il V-meter. Ok, vediamo che tensione c'è qui sopra. Sai che qui c'è, che si è alternata, che passa a diritto proprio. Infatti. Allora vediamo qui che tensione c'è. 25, 26, 26 volt. Mi serve un regolatore di tensione per mandare 12 volt a questo motore, quindi devo prendere i 28 volt da qui, trasformarli in 12 volt con questo regolatore di tensione e alimentare il motore. E una smagnetizzata anche alle testine. Start. Che figata! Funziona perfettamente. L'unico problema è il nastro che è un po' consumato, ma quello ci si può fare niente. Devo riparare il V-meter. Vediamo se allento questa. Come se fosse facile, eh? Eccolo, andata. E vai così, anche l'ecoannastro è pronto. Cioè, anche questa è stata un'avventura epica veramente. Anche il motore ho dovuto rifare. Ci rimetto il suo coperchio. E sono arrivato alla fine. L'ho quasi ricostruito tutto. È incredibile. Mi basta solo di rimettere a posto il plugin. Cioè, in pratica devo solo collegare ingressi e uscite audio e il cavo dell'alimentazione. Marco è pronto! Oh, allora, funziona! Cioè, già questo è un miracolo! Come fa a funzionare a marcio completo proprio? Ad ogni modo, questo qui davanti è un mixer con 6 ingressi. Qua sopra ci sono tutti i controlli di volume di ogni ingresso, il controllo dei bassi, il controllo degli alti e qua giù il volume dell'eco, ovvero quanto del segnale d'ingresso vogliamo dirottare verso l'eco. Questi tre cosi rossi invece vanno ruotati con cautela perché sono collegati all'amplificatore dietro e se si alza troppo il volume, la cassa acustica. E questo è il risultato finale dell'ecoannastro. Ho inserito qua dietro un tastino per accenderlo solo quando è necessario e qui sotto c'è il nastro, il suo nastro originale. Testina di cancellazione, testina di registrazione e 3 testine di lettura. E con questi 3 selettori si possono selezionare le testine per avere un eco più o meno lungo.
Poi qui abbiamo il volume di uscita dell'eco. E questo invece è il controllo della ripetizione, ovvero il segnale che viene registrato da qui viene letto da una di queste testine e tramite questo potenziometro rimandato un'altra volta nella testina di registrazione. Quindi si crea un loop continuo che dà origine proprio all'eco. Sa, 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 di danda. Prova, prova. Questa è l'eco, la versione più lunga dell'eco. E poi questa è la versione più corta, la versione intermedia. E poi si possono anche mescolare tutte insieme. Quindi ora per provare l'eco per davvero mi metto a suonare per finta la chitarra e registro tutto nel computer qui dietro. Poi la stessa registrazione la passo nel plugin digitale e poi metto a confronto le due versioni, quella analogica vera e quella digitale fatta col plugin. Fermo restando che non sono un musicista, non so suonare un cazzo, non ci capisco una sega, questo voglio dire perché... Non ero io che suonavo, stavo veramente facendo finta, ma l'audio che avete sentito proviene veramente dall'unità eco a nastro LEM Baby, mentre la traccia audio che avete sentito l'ho presa da questo disco qui, la colonna sonora di Lo chiamavano Bulldozer di Bud Spencer. Ma proviamo a fare qualche confronto. Allora, questa è la traccia originale senza effetti. Questa invece è la stessa traccia audio però passata dall'eco a nastro della LEM. E questa invece è la stessa traccia audio passata dal plugin che vedete qui sopra che simula l'eco a nastro della LEM. Riascoltiamola ancora a confronto. Decidete voi qual è meglio, quella vera analogica o quella simulata dal plugin qui sopra? Allora, girare questo video è stato complicato. Voi state guardando questo video ed è domenica, ma io ho iniziato a lavorare su questa cosa martedì. Ho dormito tipo 4 ore a notte ed ho finito di montare il video poco fa, dopodiché l'ho pubblicato qui su YouTube. Insomma, un gran bel lavoro, ma mi sono divertito veramente come un matto a rifare questo coso qua giù, veramente io che... Scusate! Le mutande di Sanremo! Le ho ritrovate! Scusate, restate sani! Perché i voci circolano sulla Veronica, sia vogliosa di membro maschile, molto vogliosa di membro maschile.